Percorrendo la statale 106, il profumo salmastro del Mar Ionio lascia spazio al cattivo odore provocato dalla lavorazione del più grande impianto siderurgico d'Italia. Siamo alle porte di Taranto ed un'immensa distesa di altiforni e cisterne nascondono alla vista ulivi secolari, antiche costruzioni greche ed acquedotti romani, imponenti simboli di una civiltà passata. Sono trascorsi 3 anni da quando la piccola Svizzera sul mare, come recitavano alcuni slogan elettorali, ha dichiarato fallimento. Una città con 210.000 abitanti, la 14ª d'Italia, e non un euro in cassa. Decine gli arresti, centinaia gli indagati, oltre 600 milioni di euro di debiti. I problemi sembrano lontani, ma quando quei soldi venivano spesi per i super stipendi di manager e dirigenti, per consulenze, appalti fasulli ed eventi milionari, l'altra città, quella dalla periferia, quella degli emarginati, veniva abbandonata a se stessa. E quartieri disagiati che già facevano i conti con la microcriminalità, la tossicodipendenza e l'inquinamento erano stati privati dei servizi essenziali. Caldo forte, soffocante, rovente. Batte il sole, riscalda prepotente. Lucente l'asfalto ed è miraggio quando tutto brucia intorno al mio paesaggio. Chiuso nella morsa dura di un serpente, qualcuno di scomba, tu devi stare attento. Ma di questo lo sai bene che non ho mai sgomento, perché rabbia che mi porto dentro. E da quando sono nato che sono sempre incazzato, perché qualcuno di mia vita ha già tentato. E che cazzo mi rimane se non posso parlare di chi sono oggi o di chi sono stato. Ciao, sono Sciamano, ho 33 anni e stiamo al quartiere Salinella di Taranto. Questa è la situazione che si presenta. Io abito qui da 33 anni e nulla è cambiato da allora. Stando fermo bello io non posso più aspettare che qualcuno mi venga a trovare nel mio rifugio virtuale. Così la mia mente oramai è un libro aperto, quando senti Sciamano che parla di rispetto. Pulenti, fabbricatori, di spacciatori, di pensieri falsi, forse tutto ciò che ci circonda, dove si spartiscono i denari sulla tavola rotonda. Quando non hai più voglia di scherzare e ti accorgi che gli eroi oggi non siamo noi, ma chi combatte resiste contro lo Stato che esiste e respinge con le armi chi ruggisce per la fame sotto un cazzo di sole che ti tradisce. Better when you the man, better when you the man, me. Better when you the man, better when you the man, me. Better when you the man, better when you the man, me. Better when you the man, better when you the man, me. Cioè l'infanzia in un quartiere come questo, noi siamo vissuti l'infanzia, cioè di 3 mesi all'anno, che è il periodo estivo quando finiva la scuola, e quindi si trascorreva là al paese, là in Basilicata, nel massimo, nella pienezza della serenità, per dire, no? Però il problema è che quando si tornava poi dal paese ti ritrovavi in una realtà molto dura, no? Cioè grezza, nel senso che comunque c'erano i morti ammazzati, c'erano i tossicodipendenti che la mattina compravano la droga, e quindi è stata questa cosa di crescere in fretta che positiva da una parte, però negativa dall'altra, perché comunque certe cose te le porti dentro, no? Certi malesseri comunque te li porti dentro, che è lo stesso per le nuove generazioni, no? Per quelle che stanno oggi, anche se non ci sono più i clan che si sparano, che si fanno le guerre, però il problema comunque rimane sempre della ghettizzazione del quartiere, no? E quindi bisogna creare comunque delle alternative, come può essere la villetta, come può essere uno spazio come il campo, no? Cioè la costruzione comunque della socialità che manca, no? Nel senso che i quartieri ghetto non è che nascono così per... E comunque c'erano pure tutti quei servizi che avevamo? Tutti i servizi che avevamo, c'erano. Avevamo la farmacia, avevamo il comune, avevamo la scuola elementare, perché cioè, in un quartiere dove manca la scuola elementare è preoccupante. La farmacia era un punto di riferimento. La posta era un punto di riferimento, perché comunque essendoci i servizi, il quartiere è più, cioè, movimentato. Ottimo. Quindi quando tu hai levato tutti questi servizi, c'era il consultorio per una donna è essenziale. Quando mi togli il consultorio dalla Salinella, che era un quartiere che veniva gente da fuori, ma noi ci dovevamo spostare, perché mi devo spostare io e andare in un altro posto quando io avevo già il servizio qua? E non ho capito, ma noi paghiamo le tasse come pagano tutti quanti gli altri. Il consultorio nostro l'hanno spostata via Lazio, dove già è un quartiere, cioè è una contrada già è avviata, poi c'è via Ligure, quindi via Lazio stava già a posto, quindi era la Salinella che voleva essere, cioè, mantenuta con i servizi.
La scuola elementare, ripeto, è fondamentale, perché in un quartiere così tanti bambini non si devono spostare a un altro punto. Se io, mamma, non mando il bambino con la discriminazione, il bambino che colpa ha se è figlio del delinquente? I genitori sono quelli che hanno bisogno di essere corretti, perché i bambini comunque si trovano, che colpa hanno se nascono una famiglia tranquilla o una famiglia agitata? Quindi non è colpa loro, quindi farli stare con i bambini tranquilli, penso che era positivo. C'è da dire una cosa, quanto riguarda la scuola elementare, sia l'asilo, secondo me è colpa della gente che vive qua, perché hanno sempre tentato di portare i bambini al di fuori della salinella, perché non voleva che il bambino stava con il bambino del delinquente, non voleva che questo bambino frequentasse quello, poi alla fine si sono ritrovati nella stessa scuola gli stessi bambini. Uno tenendola in una campana di vetro i figli, poi si trovano direttamente in un altro ambito diverso da quello di casa, sia quello scolastico, perché fino alla terza media li puoi guidare i bambini, i ragazzi. Le scuole superiori trovi di tutto, da ripetente, cioè, quindi se non sei preparato psicologicamente e fisicamente, ti danno un calcio nel culo e chissà dove ti fanno sbattere. I quartieri, per esempio, tipo Salonella, o tipo Tamburi, o tipo, come sai che dice, Iapicia Bar, o... Allora, che succede? Che fanno una sparatoria in un quartiere alto, qua, che non è Salinella, dove mettono quei giornalisti? A Rione Salinella. O fanno a San Vito, a Rione Salinella. Questo è il tuo discorso. Poi c'è gente magari che si vergogna di dire che abita alla Salinella. Io se non dovrei andare dalla Salinella, francamente, ma manco se mi regalavano un appartamento in città, non lasciavo casa mia. A parte che sono nata qua e lo amo il mio quartiere. Là era tutto il campo che dovevano fare, da veniva cose di pattinaggio, gare con le biciclette, un casino, e poi hanno abbandonato tutto, un sacco di milioni ed è stato tutto abbandonato. Stavano già fatte le strutture, tutte le strutture. Questa piazzetta qua, non so se la vedi? Quando spendono un casino di soldi, c'erano degli alberi meravigliosi di pino dalla fine del mondo. Comune ha distrutto tutto, ha messo quattro piante, ma tutte piene d'erba, senza pulite, senza acqua. Né una panchina con sazzetto, non cristiano, niente. Allora, com'è la situazione, Antonio? La situazione è un po' critica, perché c'è gente che vive da 23 anni, quasi 25 anni, nelle cosiddette sarcinesche del quartiere Salinella. È gente che ha bisogno urgentemente di una casa. Se tutto va bene, dopo 25 anni a settembre consegneranno queste benedette case. Senti il fuoco che brucia dentro il mio quartiere, ho promesso di bruciare tutte le bandiere delle false promesse. BRB, potere al quartiere! Qua distrutto la mia città, senza scusarti con chi ci viveva già come gli indiani nella cosiddetta America. Quello che vedo è una fortuna riserva che conserva i segni di chi non ha più un sogno e che spera di non doversi sparare un'altra pera per creare la cosiddetta atmosfera. Caso fosse incandescente, ogni buona casa parla su un caso da pranzo dentro. A darti consiglio, è la seconda che vuole sud e sempre in netta difesa. E capo muovere non bisogna avere tanta pretesa, bisogna aspettare perché tutto si deve aggiustare. E quella cazzo di statistica mi devo confrontare ed impazzire con la mia crisi mistica. La mia cassera senza pane non mastica, le tue sono solo stronzate utopistiche. Esco fuori come un mito e la raffica, le traffo praticanti di arbitro che situazioni riluttanti, come gli immigrati verdi e tanti che fuggono dalle loro terre cacciate le più potenti.